nel lager non esisteva più il nome, noi eravamo diventati dei numeri, addirittura eravamo diventati dei pezzi, cioè all'appello, quando c'era l'appello e venivamo contati per l'appello, quando dicevano, non so, 350 pezzi, non dicevano 350 uomini o prigionieri, e questo era il nostro nome. Il nostro nome era il numero che c'era stato tatuato sul braccio, sull'avambraccio sinistro. Per ogni giorno ci sarebbe qualche cosa di tragico da raccontare, per ogni giorno trascorso lì. Perché? Perché Auschwitz era la morte. Noi vivevamo in mezzo alla morte. Noi, quando alla sveglia la mattina, alle 4:30 del mattino, c'era la sveglia, il primo pensiero era se saremmo arrivati a sera. E avevamo molte probabilità di non arrivare a sera. Questa è la terza visita di un Papa ad Auschwitz, quindi ormai si dice che dopo la terza volta nella tradizione ebraica si dice che diventa tradizione. Beh, questa è una cosa molto importante. Il Papa Francesco ha dimostrato sempre tanta sensibilità anche su questo problema. Io ricordo la visita che ha fatto in sinagoga, l'abbraccio che a noi pochi sopravvissuti che eravamo là, e beh, il fatto fu una cosa molto importante, il fatto che lui volesse incontrare proprio i sopravvissuti, pochi purtroppo. Ci fossero i viaggi della memoria dei giovani, e beh, la memoria andrebbe persa, allora questo sarebbe un grande rischio, il rischio cioè che il passato possa ritornare, magari verso altre minoranze. Non dico che debbano essere gli ebrei, però le minoranze purtroppo sono sempre a rischio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è unico, il Signore che parla.